Benvenuti picciotti in questo nuovo video di Fam Gamers. È uno spezzone di una live Twitch dove apro il regalo fatto da Tiziana, il nuovo pad PlayStation 5 Edge. Allora, livello estetico molto molto figo. Packaging minimalista, loghino PlayStation leggermente cliccato. Apriamo. Sembra un panino. E c'è un panino del McDonald's, signori. Apri veloce che te l'ho regalato io. Sì, l'ho già detto, me l'hai regalato vedere. Tu. Lo voglio vedere, per quello sono qua. La borsa dell'Eurospin. Occhio. Bello. Un'altra scatolina. Basta con sti scatole. Figo. Sembra nuovo. Confezione figo. Sembra... me lo devi regalare per Pasqua questo. È pieno di cosine. Dai, veloce. Oh! Veloce che lo voglio toccare. Cavo che finalmente hanno il blocco per la ricarica. Volevi toccarlo. Vedere com'è la differenza. Bello, è tutto lucidino. Palesemente più pesante. Bella Ghost Andri. Palesemente più pesante. È lucido, è bello. È lucidino. Che sono quei cosi? I piruli. Lucidino proprio. Le parti nere sono proprio lucide. Queste sono tutte le palette che si possono mettere dietro. Si possono mettere sia questo tipo. Sia questo tipo. Che non li hai mai provati, così vedi come ti trovi. Figo. Dipende il dito che usi. Questo è meglio. Meglio toccare. È più pesante, sì, eh. Vediamo come funziona il lock. Ti muovi come una rockstar. Ah, fighissimo. Collegato. Oh! Oh! C'è una guida vera e propria. Allora abbiamo i tasti posteriori personalizzabili e cursori di blocco R2 ed L2. Tasti di funzione per l'accesso rapido. Moduli di cappucce li avete sostituibili. Avanti. Personalizza e controlla regolando i comandi e le assegnazioni dei tasti per diversi giochi, armi e stili di gioco. Ah, cioè X, quadrato, triangolo e cerchio possono diventare tutto quello che vuoi? Fighissimo! Regola la sensibilità dell'input dei movimenti delle levette per migliorare velocità e precisione. Ok. Imposta il range dell'input delle levette del controllo dei tasti R2 e L2 per migliorare il controllo. Ok. Puoi salvare le impostazioni personalizzate come profili e passare da un profilo all'altro durante il gioco semplicemente con i tastini.
Usa il tasto funzione sotto la levetta destra o sinistra per accedere rapidamente a un menu di comandi o profili preferiti. Tieni premuto il tasto funzione per visualizzare le tue scelte rapide. Figo. Inizia a configurare il controller creando un profilo personalizzato. Avvia ora. Ok. FNX. Crea profilo personalizzato. Lo chiamiamo... Warzone. FNX per accettarlo veloce. E qui per... No, qui per editarlo. Personalizza assegnazione tasti. Cioè io posso così assegnare ogni tasto. Pad a destra cerchio. E a sinistra X. Applica. Allora, cerchiamo di studiare un po' tutto questo. Allora, ci sono diverse possibilità di sensibilità del pad. Uno è rapida, dove il livello di input registrato accelera man mano che si inclina la levetta. Adatta per seguire movimenti veloci. Prendi il sopravvento mirando rapidamente nei giochi sparatutto più veloci. Poi abbiamo precisa. Inclinando la levetta viene registrato un input minimo, adatta per eseguire movimenti precisi. Appassionati dei giochi in cui si spara apprezzeranno la capacità di mirare lentamente e con precisione. Fissa, l'input registrato è limitato anche se inclini molto la levetta. Consente un movimento fluido e stabile, ideale per effettuare movimenti fluidi nei giochi d'azione. Digitale, inclinando anche solo leggermente la levetta, viene registrato l'input quasi massimo. Funziona come i tasti di direzione del controllo e garantisce una reazione all'input istantanea per i giochi d'azione e di combattimento. Pad nuovo PlayStation 5, sì. Dinamica, lo stiamo un po' studiando. L'input registrato è limitato quando si inclina la levetta leggermente o molto, ma risulta accelerato nella fase intermedia. Permette la massima versatilità. Ovviamente la massima versatilità nei giochi in cui si spara, dove bisogna mirare con precisione ma anche girarsi rapidamente. Secondo me, soprattutto all'inizio, predefinita tutta la vita. Zona morta non ne abbiamo bisogno attualmente. Intensità vibrazione disattivata. Intensità effetto grilletto. Disattivato. Quindi questa è la nostra impostazione per Warzone, ragazzi. Molto figa, lo dico sinceramente. Molto molto figa. Adesso infatti lo dobbiamo provare.
Poi farai nel profilo predefinito questo è quello senza coso. Ok, qua invece possiamo andare a creare un altro profilo per i giochi in generale. Per i single player in generale, dove i tasti lasciamo la stessa impostazione di quella, cioè qua avevamo X e qua avevamo cerchio, se non mi ricordo male. Sensibilità levetta a zona morta la lasciamo predefinita, attiva zona morta la lascerei così, intensità vibrazione la mettiamo media, intensità effetto grilletto forte, perché qua è una figata nel single player goderti questa cosa. E assegniamo questo profilo al tasto cerchio. Noi ci siamo, ovviamente io imposterei, ora voglio capire anche come smontarlo e tutto, no? Io imposterei, allora se faccio questo è X, vado nell'impostazione Warzone. Qua vado a personalizzare, regolo il volume degli auricolari. Ok. Non puoi regolare i controlli audio adesso. C'è qua un tastino scritto release che se lo clicchiamo si apre. Ok. Si apre questo. Dei ganci laterali che probabilmente dovranno essere alzati. Ok, si alza. Vum. Top, raga. E così uno ogni volta ha l'analogico nuovo. Ti crea un problema un analogico, glielo cambi. Veramente fighissimo. Rimetterlo è semplicissimo. Io farei una partita su Shotzi per vedere come mi trovo. Sangue freddo. Sto ricaricando. Nemici in vista. Guarda dove spari. Uno a terra. Vito allo stile in avvicinamento. Cambio arma, si è visto subito. Dei colpi. Resoconto finale, no? A parte le nabate. Veramente, veramente bello, ragazzi. Veramente bello, veramente stabile. Tasti dietro veramente comodi. Io sto usando le levette, quella più lunghe, perché ci sono due possibilità di scelta, come vedete. Io sto usando le levette, quelle più lunghe, che mi trovo più comodo, perché vado a premerle con i tasti sotto. Direi che ci siamo, è un buon pad, raga. Veramente un pad che contro coglioni, direi, no? Un buon pad. Picciotti, il video finisce qui. Grazie a tutti per la visione. Vi ricordo che questo è un video ritagliato da una live su Twitch, dove mi trovate in diretta tutti i pomeriggi. I link sono tutti in descrizione. Lasciate un like, un commento e non dimenticate di iscrivervi al canale e andare a vedere un po' delle ultime playlist.